Rodolfo Torres, dopo un po' di sfortuna, ricordiamo Castiglia y León, una foratura mentre eri in testa, ieri c'è stata la rivincita, seconda tappa del Giro del Trentino, buon piazzamento, maglia di leader del GPM. Sì, buongiorno a tutti. È stata una sfortuna lì a Castiglia y León, quando ero lì avanti ho avuto una foratura negli ultimi 4 km, è stato proprio un peccato, perché stiamo cercando il risultato per la squadra. E allora sapevamo che le condizioni erano buone, quindi abbiamo provato ieri lì sul GPM e poi anche a fare l'arrivo. Colombia nel ciclismo vuol dire scalatori, vuol dire montagna, quindi questa maglia è ancora più importante. Sì, per noi è molto importante questa maglia, già tanti corridori che l'hanno vinto anche al Giro, anche al Tour, alla Vuelta, quindi sempre siamo lì lottando per questa maglia e per noi un onore poter averla in questo momento e lotteremo fino alla fine per tenerla sempre con noi. Sfortuna a parte, avevi già dimostrato di andare forte prima di questo Giro del Trentino, ovviamente sperate di andare forte anche nelle prossime tappe, quali sono i programmi? Quest'anno ho avuto una bella stagione, sono contento. Sempre cerco di andare il più bene possibile, do il meglio di me, anche nelle prossime gare cercherò di fare lo stesso. Abbiamo cominciato bene la stagione con il Tour de San Luis, ho fatto secondo, poi anche altre gare mi sono piazzato lì a Castiglia y León, come ti raccontavo, ho furato negli ultimi chilometri che è stato proprio un peccato e adesso ne puntavamo a questa gara perché non c'era il Giro nel nostro programma, che era l'appuntamento più importante della prima parte della stagione, quindi adesso facciamo ancora un paio di gare e poi ci penseremo anche alla Vuelta.